Sono test su base volontaria, non sono obbligatori, è una scelta particolare questa, se vogliamo. La scelta è su base volontaria proprio perché non c'è nessuna obbligatorietà nel fare i tamponi. Non le sembra strano? C'è una situazione in cui questo virus ci ha costretti a prendere decisioni non avendo una particolare esperienza nel campo, nel senso che qui viene fatto tutto con l'esperienza che si fa nel momento in cui si fanno i provvedimenti. Io mi rimetto alla scienza, mi rimetto a quelli che hanno titolo per decidere su una determinata materia. Noi applichiamo i provvedimenti mettendo in campo tutto il buon senso possibile. I ragionamenti si fanno e se ne fanno tanti, non c'è una posizione univoca, dobbiamo solo cercare di tutelare il più possibile i nostri concittadini e questa è un'operazione in cui credo che i concittadini stiano dimostrando grande responsabilità. Però per la recrudescenza del fenomeno sarebbe stato logico aspettarsi, no, una decisione diversa. I tamponi durano 48 ore, sappiamo che questo ci permette di dire i ragazzi che si sono tamponati tornano a scuola in maniera tranquilla. Ma quello che succederà da dopodomani noi non lo sappiamo. Ma non possiamo neanche pensare che facciamo un tampone ogni 48 ore, non lo so. Cioè questo è un tema talmente delicato che neanche la scienza riesce a capire bene quali sono le soluzioni da adottare in senso generale e non in Italia, in tutto il mondo.